sabbia non ha prezzo. E alle nostre spalle c'è il mare Adriatico. Questa è la nave Cascella, che rappresenta un'antica imbarcazione ed è il simbolo di questa città. Beh, avrete capito, siamo a Pescara e ora di corsa andiamo a visitare il Circolo Tennis Pescara. Vai! Oh, finalmente siamo arrivati al circolo, siamo pure riusciti ad allenarci. Esatto, ed è ufficialmente iniziata la puntata di Circolando al Circolo Tennis Pescara. Dai, che ci sta aspettando già il presidente. Andiamo. Presidente. Ecco, buongiorno. Onore mio. Presidente, come andiamo? Tutto a posto? Iniziamo con l'intervista al presidente, eh? Andiamo. Siamo col presidente del Circolo Tennis Pescara, Franco Leoni, neo presidente si può dire, al primo mandato. Sì, da quanto? Sì, un paio d'anni. Una bella esperienza, un bel impegno. L'impegno sì, è anche divertente, dove ci sono gli aspetti classici di un impegno in un circolo come questo, che ha naturalmente una sua storia, ma anche problematiche organizzative, di relazioni, di rapporti che impegnano, però. Le cose si fanno anche per divertimento, anche gli impegni a volte sono divertimento. C'è sempre la passione dietro. Bravo. Mi racconti la storia del circolo? Ma questo circolo è nato attorno agli anni 60, inaugurato nel 63. Un gruppo di pionieri del tennis che giocavano in altri luoghi della città, si chiamava Circolo Due Pini, c'era il Circolo Florida. E allora questi pionieri sono partiti, hanno un po' battagliato con l'amministrazione comunale, con la politica del luogo che guardava il tennis come sport d'élite, però poi ce l'hanno fatto anche con le loro risorse, perché hanno messo anche risorse, fermo restando che poi questa struttura è rimasta pubblica. Ci troviamo di fronte a 8 campi oggi in terra rossa, di cui 3 coperte, e si fanno un sacco di cose che erano un po' gli auspici, la missione di coloro che hanno voluto questo circolo. Questo è un circolo anche diciamo che unisce i soci, è un posto dove ci si trova nel tempo libero. Sì, non è solo per giocare, per non solo, i nostri soci sono anche appassionati e naturalmente abbiamo le squadre che partecipano, femminili e maschili, che partecipano nelle varie categorie, Serie B, Serie C, e partecipiamo anche con piacere ai campionati nazionali dei veterani, dei cosiddetti senior. Abbiamo la squadra anche delle lady sopra i 40 anni. Bene, io direi che siamo pronti per iniziare il nostro giro. Va Ci bene. Accompagna lei, presidente? Sì, come no. Ok. Con piacere. Questa bellissima terrazza dove si vede uno scorcio del circolo alle nostre spalle. Sono con il direttore del circolo, Paola Di Carmine, che passa giorno e notte qui al circolo, e quindi chi meglio di lei può raccontarci e descriverci al meglio questo circolo. Ci proverò. Vai. Io sono orgogliosissima di essere il direttore di questo circolo, perché è un posto dove si pratica sport anche ad alto livello,
dove la frequenza è altissima. Noi abbiamo 8 campi in terra rossa, di cui 3 coperti, e un'attività giovanile e sportiva importante, perché abbiamo squadre a partire dall'under 8 a finire agli over 70, sia maschili che femminili, per cui il bello di questa struttura è che se anche qualcuno se ne allontana per motivi universitari, motivi di lavoro, poi vi torna sempre con un senso di appartenenza, genera proprio un legame stretto, affettivo. Sì. Abbiamo un 350 tesserati, ovviamente qui quelli che giocano sono tutti tesserati fit, e quindi non ci riteniamo degli affittacampi, ma persone che vogliono promuovere questo sport a tutti i livelli, però con le regole giuste e nei modi giusti. Bene, io per il momento, Paola, ti ringrazio, tanto so che ci accompagnerai tutta la giornata. Senz'altro. E quindi continuiamo la nostra visita. Arturo Massignani è uno dei soci storici del circolo, ma quando è che sei diventato socio, Arturo? Io sin dall'inizio, proprio negli anni 60, 63, appena è sorto il circolo, già ero socio, e qui ho cominciato la mia carriera agonistica dai 12-13 anni in poi, e poi diciamo si è perfezionata su Roma quando ho fatto l'università. A Roma ho incontrato gente come Zugarelli, da prima, che ha giocato con me in terza categoria, abbiamo vinto i campionati italiani a squadre, abbiamo vinto poi i campionati italiani di doppio, sempre io insieme a Zugarelli. Sì, però qui mi hanno avvertito male, non è socio storico, qui è un socio professionista, perché con tutti questi risultati, cioè, si può dire che hai giocato tennis ad alti livelli. Raccontami del tennis giocato qui a Pescara. A Pescara abbiamo giocato un buon tennis, perché avevamo a quei tempi dei buoni maestri, degli ottimi maestri, per cui poi abbiamo potuto avere anche buoni risultati anche a livello nazionale. E invece attualmente il circolo come lo vivi? Quotidianamente? Ma il circolo vivo un po' meno quotidianamente, però purtroppo perché diciamo ho dei problemi, anche data l'usura dei tempi passati agonistica, ho dei problemi diciamo che mi limitano un po' l'attività agonistica, però anche a livello di over 50, over 60 siamo sempre arrivati a livello nazionale, arrivando anche tra le prime 4-5 squadre a livello nazionale. Il borsone con le racchette l'hai portato dietro? Il borsone adesso oggi no, non l'ho portato dietro. Se no potevamo documentare il tuo talento. Purtroppo, alla prossima volta. La prossima volta. Va bene, grazie. Camminando in compagnia dell'ex presidente Luca Rapposelli, conosciamo più a fondo la storia dell'attività di questo circolo. Vai, Luca. Intanto io ringrazio i dirigenti del circolo che mi danno la possibilità di fare da testimonial quando ci sono molte persone che potrebbero farlo quanto me e anche più di me. E comunque diciamo, questo è un circolo che ha una storia molto importante e ha una grandissima tradizione. In questo circolo sono state fatte manifestazioni di livello molto alto, gli assoluti nel 76, vinti dall'attuale capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti. E poi tra l'altro, a questo proposito, mi viene in mente un episodio che ti riguarda direttamente. Perché qualche anno fa mi ricordo un po' che più tu... di qualche. Beh, vabbè, non diciamolo. Non tanti. Mi ricordo che vincesti un torneo internazionale qui a Pescara battendo in finale Flavia Pennetta. Sì. Tra l'altro battendola anche in due set, quindi senza neanche tante difficoltà. Torneo nel quale erano presenti la Vinci, la Garbin, quindi era un torneo di livello veramente alto. Sì. Poi mi dicevi che hai preferito mandare avanti loro nelle vittorie degli Slam perché beh, ti sei certo, data la TV, certo, quindi è chiaro giusto, che hai fatto bene, hai fatto proprio una scelta indovinata. Amici circolando, la fame comincia a farsi sentire. E quindi arriviamo al momento della ricetta. Sono con lo chef Adriana che ci illustrerà un piatto tipico abruzzese, le sagne con i ceci e i frutti di mare, giusto? Benissimo. Allora, cominciamo con l'illustrare gli ingredienti. Gli ingredienti iniziamo con i ceci, che sono la protagonista di questo piatto, le sagne, che è una pasta di farina e acqua, e i classici frutti di mare, che saranno scampi, calamari, e vongole e cozze.
e una purea di ceci che andrà amalgamata insieme a tutti quanti gli altri sughi. Benissimo. Possiamo cominciare? Possiamo iniziare, iniziamo con soffritto. Adagiamo dell'olio di extravergine. L'aglio, immagino. Benissimo, grazie. E il peperone? Viene scelto proprio verde apposta. Dopodiché portiamo pomodorini patini. Sì, devo dire che è un piatto molto, molto colorato. Aggiungiamo il totano. Ok. E andiamo a rosolarlo. Ok. Aggiungiamo un po' di vino bianco, facciamo sfumare. Dopodiché la purea di ceci. Ok. Precedente che ho bolliti e frullati. Solo ceci? Solo ceci. Insieme a questa aggiungiamo anche un po' di sugo. Aggiungiamo un po' di pepe, perfetto. Dopodiché aggiungeremo le cozze e le vongole e vanno ad arricchire questo piatto. Aggiungiamo il brodo di pesce e all'ultimo aggiungiamo i nostri ceci. Sono molto buoni e fanno molto bene. La base del nostro piatto è questa. Aggiungiamo i nostri scampi e penso che siamo pronti per buttare anche le lasagne nel bollitore. Ok. Prego, a te l'onore. A me, via. Benissimo. La cottura, ripeto, è molto breve. Ecco qua. Dopodiché andiamo a scolare le nostre lasagne e le uniamo al sughetto. Al sugo. I miei occhi sono incantati, però non solo i miei, voi non li vedete, ma qua intorno c'è un po' di gente che sta mangiando con gli occhi. Ecco qua, a cottura ultimata aggiungiamo un po' di prezzemolo e il piatto è pronto. Possiamo impiattarla. Si mangia, la mangio. Bellissima. Ecco qua. Eh sì. Bene, prego. Io intanto ti dico già brava. Grazie. Perché secondo me è buonissimo. E ora no, ahimè, dovrò assaggiarlo questo piatto, eh. Faccio questo sforzo. Vediamo un po', che bontà. Complimenti. Grazie. Bravissima. Provateci a casa e alla prossima ricetta. Oggi le alte sfere del Circolo Tennis Pescara le intervisto io, ho già intervistato il presidente e ora ho il piacere di intervistare il vicepresidente Paola De Angelis. Vicepresidente, so che lei si occupa più di attività della solidarietà, si può dire, più che del tennis. Quali sono le iniziative che sta portando avanti? Ora noi vogliamo rafforzare il legame di centralità che ha il circolo nei confronti del territorio, nei confronti della regione e rafforzare i legami, i rapporti, le relazioni non solo con i soci ma con tutta la comunità, in modo che il circolo possa diventare non solo un luogo di aggregazione, di socializzazione, ma anche un punto di riferimento. E poi c'è un'altra iniziativa che è wheelchair tennis, cioè il tennis in carrozzina, che è una pratica del tennis che si sta diffondendo molto sul territorio nazionale. La nostra idea è quella di coinvolgere i nostri amici sportivi e diversamente abili a praticare il tennis. Bellissimo. Dapprima con un approccio ludico e poi nel futuro con un approccio anche agonistico. E tra tutti questi impegni ogni tanto scende in campo? No. Io insisto. Nonostante l'età, nonostante tutto, insisto, scendo in campo. La vicepresidente è una tennista al 100%. Sì. Siamo col maestro nazionale Cesare Petrecca, che è il coordinatore della scuola tennis. Ecco Cesare, raccontaci tutto sulla scuola che dirigi. Questa scuola è un progetto che è in piedi già da 3 anni e che rappresenta un episodio piuttosto interessante sul nostro territorio, perché rappresenta il primo caso in cui 2 realtà
già efficienti, operative, anche abbastanza titolate, hanno riunito le loro risorse per dare vita a questo nuovo sodalizio dal punto di vista organizzativo all'interno del sodalizio più titolato della regione, che è il Circolo Tennis Pescara, il centro che ha introdotto praticamente il tennis in Abruzzo. Questo ci dà delle possibilità in più, una scuola che funziona, inserita in un club di tradizione, un club di grandi potenzialità, potrebbe aggiungere quel tocco in più, ed è questo il nostro obiettivo, per raggiungere risultati anche piuttosto interessanti. Si cerca di far diventare forti tutti. Tutti, un pochino più forti di come sono quando arrivano, questo è l'obiettivo. Se funziona abbiamo raggiunto. Esatto, parlami dei numeri. Adesso con questa fase abbiamo circa 230 allievi della scuola, di cui una cinquantina sono under 16 agonisti, che seguiamo nel loro percorso con attività che vanno dalle gare provinciali, del FIT Junior Program, al Tennis Europe Under 14. Chiudiamo così, dimmi qual è la qualità che contraddistingue la scuola tennis qui al Tennis Club a Pescara. Noi abbiamo, penso e spero che sia percepita dai nostri ragazzi, una qualità legata alla passione, all'impegno e alla volontà di raggiungere risultati, nel senso che abbiamo esposto prima, cioè di qualunque tipo, anche da super principiante a un po' meno che principiante. Tutti sono importanti. Assolutamente, questa è la cosa che spero che si veda e che secondo me porta risultati anche in ambiti a volte inaspettati. Come avete visto, sta giocando la sorella di Anastasia Grimasca, che è una nostra giocatrice attualmente 300 al mondo nella classifica WTA. Si chiama Vittoria e andiamo a conoscerla meglio. Oh, ecco Vittoria. Scusa se ti interrompo. Senti, ma è vero che hai 10 anni? Sì, la verità, ho 10 anni. È un gigante, voi non ci crederete, ma insomma, immagino che tu tiri fortissimo. Sì, molto forte. Ma quante ore ti alleni? Vuoi diventare come tua sorella o meglio? Meglio, ovviamente. Senti, ma la tua giocatrice preferita chi è? Maria Sharapova. Quindi ecco perché vuoi tirare così forte. Sì, perché è anche della mia nazionalità e quindi è come se fossi, non so... Sì. Brava, senti, noi ti lasciamo al tuo allenamento, mi raccomando, in bocca al lupo per tutto e speriamo tu possa diventare una grandissima giocatrice. Sì, lo spero anch'io. Allora mi faccio il doppio. Grazie mille, tanto. Alla Rani. Siamo con Giancarlo Iezzi, che è maestro nazionale e direttore tecnico dell'agonistica qui al Circolo Tennis Pescara. Raccontami un po' i numeri, metodo di lavoro, come vi occupate di questi numerosi ragazzi al tennis. Allora, noi al Circolo Tennis abbiamo tante squadre, dalla B fino al mini tennis. Gli iscritti alla scuola tennis diciamo che sono intorno ai 230-240, poi gli agonisti sono in genere una cinquantina. Sono suddivisi per diverse categorie, dagli under 18 fino al mini tennis. Abbiamo diverse squadre, serie B, serie C, tutte le D3, D1, D2, D3, con 2-3 squadre per ogni categoria. E noi ci siamo strutturati in modo da dare il massimo a questi ragazzi che fanno l'agonistica. E abbiamo anche organizzato dei maestri che possono accompagnare questi ragazzi durante i tornei, in modo che poi al ritorno possano relazionare sulle mancanze tecniche, certo. Per cui durante gli allenamenti poi si possa lavorare per migliorare, per crescere. E dal punto di vista fisico, la preparazione fisica?
Preparazione fisica ne fanno, abbiamo due preparatori fit, quindi la fanno durante gli allenamenti, fanno anche un'oretta alla fine o all'inizio degli allenamenti, fanno anche un'ora di atletica. E diciamo che si può dire che la vocazione di questo circolo è prettamente agonistica. Il circolo dagli inizi, dal 63 quando è nato il circolo, è sempre stato votato all'agonistica. Col passare degli anni non ha mai terminato questa vocazione e loro vogliono sempre il massimo e noi cerchiamo sempre di darglielo. E andiamo a vedere i ragazzi giocare allora. Si stanno allenando i piccolini della scuola e sono in compagnia di Silvia Pesce, che è la responsabile del mini tennis e della scuola di avviamento. Allora Silvia, raccontaci tu quello di cui ti occupi, come è strutturata la scuola, i piccolini, l'età, insomma tutto quello. Abbiamo che una scuola di numeri abbastanza grossi, quindi partiamo dal baby tennis, cioè i bambini che hanno tra i 4 e i 6 anni, che nella categoria del Fit Junior Program sono i mini delfini, fino ad arrivare ai ragazzi di 18 anni, che nella nostra scuola si chiamano il gruppo Federer, e anche dei gruppi agonistici, sia ragazzi come questi che abbiamo qui dietro, che hanno tra gli 8 e i 10 anni, ragazzi under 12, 14, 16 e 18. Quindi abbiamo tutto un panorama. Senti, io ti conosco mai da qualche anno, tu sei mamma, neo mamma da poco, ha qualche mese suo bimbo, quindi insomma immagino che adesso sia molto più facile anche approcciarsi con questi piccoli, no? Esatto, con i piccoli e soprattutto con i maschietti, visto che ho fatto un bel maschietto, e quindi mentre prima avevo più facilità nel rapportarmi con le bambine, esatto. Ora posso parlare anche con i maschietti tranquillamente, quindi nessun problema. E cosa ti senti di dire a questi piccoli oggi, per un futuro? Che è molto importante che loro facciano sport, li tiene lontani da molte distrazioni ai quali i nostri bambini e ragazzi oggi purtroppo sono soggetti. Quindi ascoltiamola, non perché siamo in un circolo di tennis, ma ragazzi, giocate a tennis più che potete. Grazie. Si parla spesso di psicologia dello sport nel tennis, però non tutti i circoli sono attrezzati. Qui al Circolo Tennis Pescara invece c'è Margherita Sassi, che è una psicologa esperta in psicologia dello sport, che lavora da 5 anni con tutti i ragazzi. Raccontaci un po' in cosa consiste il tuo lavoro. Sì, questa è un'attività eccezionale per il nostro territorio, proprio perché riusciamo a collaborare ormai da 5 anni. E ogni anno riusciamo a stabilire una programmazione che è adatta all'anno in corso, quindi facciamo un'analisi un po' anche dei bisogni che ci sono in quel momento e integriamo l'attività con tutto il settore tecnico, tattico, atletico e non solo, facciamo un'attività a vantaggio degli atleti ma anche e soprattutto a vantaggio degli adulti, quindi facciamo un'attività anche con i genitori, con lo staff. A grandi linee, in cosa consiste il lavoro? Se si riesce a dare una spiegazione per far capire a casa che cosa fa il psicologo dello sport con questi ragazzi? E in effetti, soprattutto per il settore giovanile, il nostro obiettivo e l'obiettivo principale che condivido anche con la società è proprio quello di riuscire a supportare i ragazzi condividendo un credo con tutti gli adulti che poi sono i responsabili dell'andamento della società e quindi supportarli in un'attività che è complessa come quella del tennis, come lo sono tante altre attività sportive, però questa in particolare in un momento di crescita che è sensibile. Ce ne avrei avuto bisogno io un po' di terapia con Margherita. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Adesso. Ma non ci siamo dimenticati di voi, eh? Oggi abbiamo passato una bella giornata, abbiamo fatto jogging, te hai imparato una ricetta, insomma, interessante, buona.
e abbiamo visitato un circolo bellissimo, il circolo tennis Pescara. Beh, ha detto tutto Giorgio e quindi non ci resta che salutarvi dal circolo tennis Pescara. Ciao!